Salve, sono Elisa Proietti e il lavoro che vi presenterò oggi riguarda le specie vegetali endemiche presenti nella regione Molise. In particolare si tratta di uno studio preliminare inserito all'interno di un progetto nazionale per la mappatura della flora endemica italiana. Le specie endemiche si configurano come tutte quelle specie esclusive di una ristretta area geografica che testimoniano con la loro presenza le peculiarità di natura biogeografica, climatica, nonché geologica dell'area nella quale ricorrono. Talvolta l'estensione dell'area in cui si osservano le specie endemiche è talmente limitata al punto da poter parlare di endemismi puntiformi, ed è proprio in associazione a questa considerazione che si può ben comprendere l'indiscutibile vulnerabilità delle specie endemiche. Per quanto riguarda i dati utilizzati all'interno del nostro studio, provengono da fonti differenti, in particolare da rilievi fitosociologici, essiccata d'erbario, per lo più conservati all'interno del Museo Erbario del Molise, nonché da flore. I risultati del nostro studio consentono di osservare come i taxa endemici molisani appartengano a 30 famiglie differenti ed 81 generi. In particolare, le famiglie più ricche di taxa endemici sono rappresentate dalla famiglia delle Asteracee, Poacee, Brassicacee e dalla famiglia delle Lamiacee. La distribuzione altitudinale delle specie endemiche molisane permette di osservare come queste ricorrano prevalentemente ad altitudini maggiori di 800 metri. Questo di fatto conferma come il grande patrimonio di biodiversità floristica delle aree montuose sia espresso maggiormente dalle specie endemiche. Lo spettro biologico mostra una prevalenza di emicriptofite e di camefite. Questo risultato evidenzia l'habitat nonché la strategia adattativa di queste specie. Seguono poi le geofite, le specie annuali, dunque le eterofite, mentre la percentuale di fanerofite è nettamente inferiore, meno dell'1%. L'unico rappresentante di questo gruppo è l'Acer capadocicum subspecie lobeli, un albero diffuso essenzialmente all'interno delle foreste di faggio. In conclusione, dunque, possiamo osservare come una conservazione efficace della biodiversità dipenda maggiormente da un'adeguata conoscenza della distribuzione delle specie vegetali. La tutela delle specie endemiche si rivela prioritaria soprattutto nell'ottica di un cambiamento climatico globale che minaccia prevalentemente gli endemiti montani che esibiscono una portata altitudinale ridotta. Con questo io concludo, grazie per l'attenzione. Allora, quest'anno per la giornata della ricerca 2020 il contributo ci viene fornito dal caso, dalla fortuna. Sì, perché torniamo per qualche attimo indietro nel tempo ai risultati dell'estrazione della Lotteria Italia 2019 e proviamo a riflettere su tre biglietti. Pensate, la fortuna ha voluto che tre biglietti uscissero nella stessa località. Tre biglietti di terza categoria da 20.000 euro e la particolarità è che i biglietti hanno la stessa lettera P, la prima cifra, e cinque cifre identiche, 47, 43, 4, dove va a variare esclusivamente l'ultima cifra, 8, 3 e 6. La cosa veramente strana e incredibile è che due dei tre biglietti in realtà siano usciti in successione, cioè uno dopo l'altro. È veramente incredibile, quasi come se la fortuna avesse memoria e fosse stata in un certo senso contaminata l'un con l'altro, un po' come è avvenuto in questi ultimi mesi, ahimè, dal ben noto contaminazioni da focolai virali da Covid-19. Agli amici statistici lasciamo i calcoli più sottili e fini per mettere in evidenza la straordinarietà di questo caso. A voi. Il principale obiettivo di questo studio è quello di identificare le aree ad alto rischio di mortalità stradale per la puzzola, in cui concentrare interventi di mitigazione. In un primo momento sono stati raccolti dati di presenza o di animali investiti all'interno del territorio italiano, tramite pagine Citizen Science, autorità regionali, ricercatori e associazioni. I siti di collisione sono stati utilizzati per costruire un modello di rischio di investimento sul territorio italiano. Il modello è stato costruito utilizzando una serie di variabili che potenzialmente possono influenzare la presenza della specie e influire sulla probabilità di attraversamento delle strade e quindi di mortalità stradale. In concreto, le variabili utilizzate sono la tipologia di strada, la distanza dai centri urbani, dai fiumi e laghi,
la presenza di foreste di latifoglie, pascoli di spese erbose, la potenziale disponibilità di prede e la presenza di aree idonee per la specie, costruito con il pacchetto di LBOMO2. Abbiamo condotto un'analisi di regressione lineare sull'insieme delle 8 variabili selezionate e le variabili incluse nel modello con le migliori prestazioni sono state combinate per produrre una mappa del rischio di fatalità stradale sull'intero territorio italiano. I risultati hanno evidenziato che i siti di investimento sono strettamente associati con i tratti di strade statali che attraversano foreste di latifoglie, mentre la presenza di aree idonee per la specie diminuisce il rischio di investimenti. Buongiorno, sono Francesco Pio Tozzi, dottorando in Ecologia e Territorio presso l'Università degli Studi del Molise. In questo breve video vi presenterò una buona pratica del progetto LIFE Calliope, il quale si pone gli obiettivi di proteggere e conservare gli ambienti di duna costiera e di fondale sublitoraneo della costa abruzzese e nord-occidentale di Cipro e di mitigare le minacce antropiche dirette e indirette che insistono in questi habitat. Tra gli interventi previsti dal progetto negli ambienti di costa sabbiosa vi è la bioricostruzione delle dune degradate. In particolare, al fine di fornire piantine da mettere a dimora in questi ambienti, l'Università del Molise, in collaborazione con il vivaio forestale Le Marinelle di Petacciato, sta portando avanti un'attività di propagazione di ecotipi locali di specie vegetali autoctone, di avanduna e di retroduna, con gli obiettivi di migliorare la stabilità del sistema costiero, ripristinare la biodiversità nelle aree dunali degradate e creare nuovi habitat naturali. Nell'ambito del progetto è emersa una buona pratica consistente nella collaborazione tra il personale dell'università e quello dei vivai forestali regionali. Questa collaborazione è di grande rilevanza per la propagazione di specie vegetali autoctone, utili negli interventi di riqualificazione ambientale e ricostituzione di corridoi ecologici, che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità negli ambienti costieri adriatici. Grazie per la vostra attenzione. Salve a tutti, sono Marco Varicchione, dottorando al primo anno del dottorato in Ecologia e Territorio. In questa giornata della ricerca scientifica vi illustrerò i risultati del mio studio riguardante i cambiamenti floristici, strutturali e funzionali avvenuti nell'ultimo decennio nelle praterie altomontane del massiccio del Matese, il quale rappresenta il sito di alta quota LTR più meridionale d'Italia. In particolare sono stati analizzati i dati di vegetazione raccolti secondo il protocollo Gloria negli anni 2007 e 2015 in due vette del Matese. La composizione floristica e la struttura della vegetazione sono state analizzate attraverso un'analisi multivariata seguita da un Merritt-Whitney test per valutare la presenza di differenze significative. Dai risultati ottenuti si è riscontrato nel Matese nel tempo un aumento significativo della copertura della specie festuca ripiegata subspecie grassifolia, la quale rappresenta una specie tipica delle praterie che si trovano a stretto contatto col limite superiore del bosco. Per quanto riguarda i cambiamenti ecologici, invece, dall'analisi delle forme biologiche di Ronchi si è riscontrato un aumento significativo nel tempo della copertura delle specie emicriptofite cespitose, costituite da specie erbacee perenni, ed una diminuzione significativa nella copertura delle specie terofite scapose, costituite da specie erbacee annuali. Mentre dall'analisi degli indici di Ellenberg, in particolare dall'indice di temperatura, si è riscontrato nel tempo un aumento significativo della copertura delle specie montane termofile più adattate ai climi caldi ed una diminuzione significativa della copertura delle specie alpine e microterme più adattate ai climi freddi. Tali cambiamenti sono per lo più associati a quelli che vengono definiti cambiamenti globali, determinati dall'aumento delle temperature e dal cambiamento di uso del suolo, che si traduce in questo caso con una diminuzione della pressione di pascolo. Tali risultati sono più o meno in linea con quelli ottenuti da altri studi effettuati su altre vette del Mediterraneo e contribuiscono ad aumentare le nostre conoscenze sui cambiamenti ecologici in atto nella vegetazione alpina dell'Appennino centro-meridionale. Grazie per l'attenzione.